Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in una nuova puntata di The Binding of Isaac Afterbirth Plus. Io sono Ser e questa è una daily. Sperando sia quella giusta. Porca troia, proprio quello che parte con un cuore mi doveva capitare. Maledetto lui. Moneta. Subito. Velocità in più. Va bene, partiamo una run veloce. Di qua non ci dobbiamo più tornare. Di qua no. Qua nemmeno. Oh, c'è una tinted. Ok. La bomba prima o poi salterà fuori, spero. Un sacco di soldi. Ok, sostanza lende. Eccola la bomba. Una coppia di bombe. Sappiamo dove è la stanza super segreta, segreta, non sappiamo niente. Tinted da me. Ok, quantomeno 4 colpi li possiamo prendere dal boss. Boss Ragman, yeah. Jesus Jazz, perfetto. Vediamo se qua troviamo un'altra tinted. Andiamo su. Ok, qua che ci dici? Batteria. Ok, quindi questo lo possiamo fare gratis. Chiave, perfetto per l'item room. Pillola. Massi. Papa Fly. Facciamo due per uno. Grande. Able. Abbiamo un sacco di monete, quindi conviene prenderla la chiave, forse. Aspetta, esploriamo anche qua, però. Grazie Papa Fly per aver fatto la maggior parte del lavoro. Va benissimo. Lì con una bomba ci guadagna un sacco di roba. Questi fanno un danno intero, mi sa. Questo è già morto. Altro cuore blu e ratio di fuoco aumentato. Eye of Belial. Quello è contract from below. Vediamo che c'è rimasto qua. C'è rimasto da andare qua dentro volendo. C'è rimasto da prendere questo. Prendere questo, prendere questo, prendere The Chariot e basta. Possiamo tornare indietro?
C'è qualcosa, sì, c'è una stanza che volevamo vedere, possiamo anche usare questa per accelerarla. Serve accelerarla, forse sì. Ok, che ci dai? Una chiave. Tutto tranne una chiave, perfetto. Quindi abbiamo solo tre cuori blu, ma abbiamo dei Chariot con cui potremmo uscire da qua. Vediamo se ci è convenuto, eh? Sì, ci è convenuto. Ok. Possiamo scendere felici e contenti. Beh, aspetta, scendere felici e contenti, non lo so. Io una bomba se c'è la prendo volentieri. Ora possiamo scendere felici e contenti. Ok. 15. Qua facciamo subito, che è? Ma sì, che ci frega. Ma porca troia, non volevo. Beh, vedo che sta andando via facile questo oggetto. Tu anche. Tu pure. Tu idem. E tu, con patate. Ok, questa l'abbiamo fatta. Dopodiché, l'importante è rimanere sempre paralleli. Facciamo questa. Chiave. Perfetto. Merda. No, ormai questo livello l'abbiamo visitato quasi tutto. Di 100, no, beh, anche no. Scusate un attimo. Cosa è successo? Un messaggio di Steam. Qualcuno sta cercando di rubarmi l'account Steam, perfetto. C'ho lo Steam Guard, cioè se non funziona anche più quello, andiamo bene proprio. Allora, cosa possiamo prendere? Che livello siamo? Cave 1, 3 oggetti, sì. No, meglio The Wall. Che cosa ha spawnato che mi ha colpito, scusa? Non ho del tutto capito. No, vaffanculo.
colore blu, box. Blue the World. Tu chi sei? Perks. Questo conviene di più? Forse sì. Quello che dobbiamo vedere abbiamo visto, dai. Allora, caves... No, andiamo. Quanta gente. Posso volare. Adesso cerchiamo di fotterlo il prima possibile. Ok, e te anche però. Death the wall. Death lo usiamo. Era Death, no, ho usato The World, vero? Prima o poi doveva capitare Grid. Steam Sale. Tanto ormai abbiamo capito che più o meno le carte so male. Friends till the end. Oh yes. Ok, siamo andati in Faded Polaroid. Qua non l'abbiamo fatto. Perché no? Questo è Mala. Ok, non sanno più dove sono. Questo è difficile. Death, sì. Tu chi sei? Terza app, perfetto. Abbiamo viste quasi tutte le pillole. Qua non ci interessa prendere altro, tanto qua le bombe si sprecano. Che c'è? Va benissimo. Abbiamo usato qualcosa per farci vedere stanze? Tipo The World. Sono totalmente rincoglionito. Un HP. Yeah! Quindi giallo è qualcosa di utile. Non c'ho più The World però. Questa cosa un po' mi fa girare le palle. Vediamo se riusciamo a correre un po'. Dimmi che tu sei The World. The Hermit, vabbè, va bene uguale.
Merda. Ti apri? Grazie. Wow. HP up, va benissimo. Ho visto quasi tutto quello che mi interessava. Curse of the Blind. Soldi ne ho. Magic Finger inutile. The Candle anche. Questo non mi ricordo che è. Cazzo. Non ho l'oggetto. Non ho la... Che cos'è che non ho? Cos'è che mi sono scordato? Teoria. Dovrebbe essere meglio. E invece no. Ah, quasi potrebbe... Accumulando un sacco di cuori. Ma porco cazzo. Via. Si potrebbe fare la stanza quella lì. Ma dovrei accumulare veramente tanti cuori, eh. Ah, il cuore volevo prendere, ok, sì. Ci sta. In effetti. I cuori li abbiamo. Questo è Necropolis 1. Dammelo un The Hermit, che dici? Oh, The Adversary. Dai che è infaded. Non so dove sono, adesso sì. Non so neanche io dove sono. Vabbè. Che dobbiamo fare? Stai fermo? Non lo so io. Va benissimo, lamp of call. Non mi serve quel cuore. Io lo farei, giusto per arrivare un po' più in là. Vorrei vedere più che altro se spawn altri cuori. Eviterei di fare stanze con un cuore solo, però. Magari andiamo a raccoglierlo un cuoricino. C'è Glass Cannon. Ok, mezzo cuore qua. Mi sono incastrato. Un altro cuore qua. Pericolosissimo Dead Sea Scroll. Adesso vediamo. Lì ci dovrebbe essere quello da due cuori. Giusto? Qua c'è un cuore. No. Quindi qua c'è un cuore. Faccio un po' prima, scusate.
Dobbiamo rischiare la morte proprio. Allora, la prossima attiva l'angelo. Esco, vado a riprendere. Poi per carità muoio al primo subito, cioè tipo muoio al primo che mi guarda muoio, perché salgo su con mezzo cuore io in realtà. Anzi, quasi quasi mo faccio le stanze sotto, aspetta. Fa questo? Sembra morto. Giù c'è una stanza interessante. Tu un cuore mai, eh? The Tower. Temperance. Non c'ho The Hangedman ancora. Piacerebbe. Tears Up. Se io uso. Esatto. Porca puttana. Come rovinarsi una run. Infested? Really? Sì, The Hermit mi permette di scappare dalle stanze quantomeno. Merda. The Tower ancora. Un'altra. Questo non dovevo prenderlo. Quindi il prossimo attiva, spero, i cuori blu. Dove sto andando? Minuti sto ancora qua, eh. Quando la velocità non è il tuo forte proprio. Soprattutto quando si chiacchiera, è impressionante. E invece no. Allora, altro cuore, eh? E poi si fa avanti e indietro sperando di. Abbiamo 1, 2, 3, 4 tentativi. Pochi. Certo, potrei mettere giù Temperance e farlo esplodere, eh. Ok, da adesso ognuna è buona. Speriamo che in una di quelle 4 ceste ci siano dei cuori blu, perché altrimenti la vedo male, la vedo molto male. Ti prego, teleportami subito, non mi far fare avanti e indietro 110 milioni di volte. Non era qua, ma bensì qua. Nope. Aspetta un po'. Ci ho provato. Se c'era un cuore nero, avrei avuto un hit in più di per sopportare il danno. E anche dal boss ci dovrebbe essere un cuore, di solito lo lascia sempre.
Certo, le potevano mettere più vicine queste stanze, eh. Mo, non voglio romper cazzo, però capisci a me, non è proprio la comodità fatta a stanza. Quantomeno Darkroom. E qui bocca al lupo. Ma utile. No, perché se c'è la bomba. No. Sì. Non ci dovresti arrivare fino a qua. Tu sì, però. Fai tu quando vuoi scoppiare proprio. Non è manco male, sta. Cazzo, dammi un cuore, qualcosa. Cazzo. Che brutta stanza per fare lui. Cioè, ti rendi conto, no? Telepills sarebbe meglio se vedo che sta per arrivare un danno. Dammi un cosa, una cosa buona, una, una. Qui sono un coglione invece. Ah, mi fa comunque rivivere. E vabbè. E vabbè, che cazzo. Non ho parole. Vabbè, 4 millesimo, niente. No, speravo almeno di arrivare in Dark. Meno da The Lamb. Un minimo di exploration in più. E invece niente. Vabbè, uno schifo. E niente ragazzi, questo è quanto. Abbiamo riperso la win streak. Da domani si ricomincia a cercare di fare le 3 vittorie di fila. Potevo tranquillamente andare a rompere il culo a Sata, ma invece no, mi devo intestardire con sta minchiata. Va bene. Ciao a tutti ragazzi, alla prossima.